il Dio vivo e vero. Tu sei santo, Signore, e la tua legalità e la tua santità è infinita. Lode e onore a te, Signore. Lode e onore a te, Signore. Se non ci rendiamo, se non ci convertiamo, se non ci allontaniamo
sia quella che ricordiamo, sia quella che non ricordiamo, anche quando eravamo piccoli, mettiamo tutta la nostra vita ai piedi di Gesù, la nostra anima. Pensiamo a quando è stata creata da Dio, quando siamo stati concepiti e Dio ha incluso l'anima in questo corpo. Siamo nati, siamo cresciuti, siamo nati, siamo cresciuti, fino a quando siamo entrati nell'età della ragione e abbiamo cominciato a prendere possesso della nostra vita, a decidere se scegliere Dio o non scegliere Dio. Quando abbiamo cominciato a fare i primi peccati volontari, abbiamo cominciato a commettere peccati mortali e hanno spento l'amore della nostra anima. Ci siamo confessati, ma a volte non bene. Vogliamo mettere i piedi di Gesù, la storia della nostra vita, tutto quanto, dall'inizio ad oggi. Sicuramente ci confesseremo dopo questa sera, perché chiediamo al Signore il desiderio di una buona confessione, una confessione ben fatta. Ma dobbiamo chiedere al Signore che ci illumini quali sono le tenebre della nostra anima, perché tante volte viviamo nella menzogna, non ci rendiamo conto di vivere nel peccato, che non è solo qualcosa che ho fatto, ma è anche un modo di pensare che è peccaminoso e mi allontana il cuore da Dio. Può essere uno stile di vita, può essere un modo di parlare. Pensiamo ai momenti in cui ci allontaniamo da Dio e viviamo la doppiezza di vita. Quando pensiamo di essere autonomi e diciamo qui voglio fare io, mi devo divertire un po', e in quel divertimento c'è il peccato, c'è la mancanza di Dio, mettiamo Dio da parte. Ecco, quelle sono le tenebre della nostra anima. In quel divertimento, dove pensiamo di riposarci, ci sono le tenebre che allontaniamo a Dio. Vogliamo fare di testa nostra. E oscuriamo l'anima nostra, che è creata per la luce. Perché siamo davanti a Gesù, davanti al Dio eterno che siamo chiamati ad adorare per l'eternità, dinanzi a quel Dio che ci ha creati, ci ha impastati con le sue mani, dinanzi a quel Dio che siamo chiamati a lodare per sempre. Se entriamo in paradiso, perché il paradiso dobbiamo conquistarcelo qui in terra. Ma se non diciamo un vero sì a Dio, non potremo entrare. Liberiamoci da ogni oscurità dell'anima. Chiediamo a Gesù con la sua luce, lui che è luce del mondo, luce che rischiara le tenebre della nostra anima. Signore Gesù, tu sei la luce del mondo, tu sei la luce della nostra anima. Perché Gesù illumini la tua anima, devi dirgli sì. Devi
lavo, Gesù, lavo, pentiti. Signore, mi pento. Subito la misericordia di Dio scende su di te. Subito. Dio non perde tempo. Noi ne perdiamo tanto prima di dare il nostro peccato. Pentiti. La sua misericordia è infinita. Lui vuole essere misericordia, non vuole essere giustizia, vuole essere misericordia. Ma per essere misericordia è necessario che noi siamo pentiti dei nostri peccati, cioè non abbiamo nessuna affezione al peccato, qualunque esso sia. Pensa a tutti i peccati della tua vita, quelli a cui tu non hai saputo mai rinunciare. Forse ancora oggi, anche se ti sei confessato, ancora ci pensi. Ancora ci ritorni. A volte ti torni il desiderio. O ancora sei legato, di nascosto. Non riesci a staccarti. Sai che ti fanno soffrire, ma non ci rinunci. Sai che ti allontanano da Dio, ma non ci rinunci. Gesù, liberatore, ti dà un tempo, ed è il tempo della vita terrena. Dopo non ci sarà più tempo. Fino a quando viviamo, abbiamo il tempo di pentirci, ma dopo la morte non ci sarà più tempo. Il tempo che viviamo è il tempo per dire a Dio sì. E prepariamo per l'eternità la nostra vita. Il tempo che viviamo è il tempo della sua misericordia. In questo momento di grazia che il Signore stasera ci sta facendo vivere, preparato da Lui, è un'ulteriore conferma che Lui ti ama. E che amore così grande non ne troverai da nessuna parte. Non rivolgiamoci a Lui, ma soprattutto guarda dentro di te. Guardati. Guarda il tuo cuore. Il tuo cuore annerito dal peccato. Pensa il peccato cosa produce nella nostra anima. Un'oscurità, una tenebra, mentre la luce di Dio è una luce folgorante che illumina. Consegna a Gesù tutto quanto e digli: Gesù, illumina le tenebre della mia anima, illumina il mio cuore, che io voglio vivere con Thank you.
desideriamo veramente Dio e desideriamo che Lui ci inondi con il suo amore, dobbiamo purificare il cuore, perché altrimenti rischiamo di essere anche abbandonati da Dio alla nostra volontà. Se il Signore stasera ci sta chiamando qui ad ascoltare la sua parola, è per la sua misericordia tutto ciò, è perché il suo amore è per sempre, però dobbiamo dire un sì convinto. E allora, ripercorrendo la nostra vita, pensiamo a quelle volte in cui abbiamo agito in maniera ingiusta, siamo stati cattivi, malvagi, attaccati al denaro, alle cose di questo mondo, siamo stati maliziosi. Abbiamo giudicato gli altri, abbiamo parlato male, pieni di invidia. Abbiamo procurato litigi, abbiamo frodato, ci siamo sentiti più scarsi degli altri, derubandoli. Il nostro cuore si è riempito di malignità, siamo stati luciferini come Lucifero. Abbiamo procurato divisioni. Quelle volte che abbiamo diffamato gli altri, maldicenti, nemici di Dio, arroganti, superbi, presuntuosi, ingegnosi del male, quando abbiamo pensato, organizzato il male nei confronti degli altri, siamo stati ribelli ai genitori, insensati, sleali, senza cuore, senza misericordia. E tante volte ci siamo vantati di questi peccati, vantati con noi stessi, vantati con gli altri, ho fatto questo, ho fatto quest'altro, sono migliore di lui, sono migliore di lei. E il nostro cuore si è chiuso nell'ira, nel rancore, senza parlare dei peccati di sessualità, ad esempio. La depravazione, tutto questo procura tenebre, tenebra nel nostro cuore, ci allontana da Dio e ci spalanca le porte dell'inferno se non ci prendiamo veramente. Se ancora il tuo cuore è attaccato a tutto ciò, non ti allontani dalle porte dell'inferno. Ma in realtà già vivi, perché non vivi l'amore pieno di Dio a cui sei stato destinato, già fin da ora. Il salario del peccato è la morte, dicevamo, è vero. Il salario del peccato è la morte. Non mettiamo tutto il nostro cuore in piedi di Gesù, ma in maniera vera, in maniera sincera, non pensare in maniera doppia. Non è una partita che stai giocando, dove tu puoi frodare, essere furbo. Non possiamo fare i furbi con Dio,
che una cosa è cadere per debolezza, una cosa è perseverare. E se vogliamo che il nostro cuore ritrovi la sua limpidità iniziale, dobbiamo permettere a Dio di fare quello che fece nel Tempio di Gerusalemme, prese una cornicella e cominciò a spazzare via tutti i venditori che c'erano lì dentro. E pensiamo che della nostra anima, che è il Tempio di Dio, che è casa di preghiera, noi abbiamo fatto una spelonca di lame. E Gesù ti dice: la mia casa, che è il tuo cuore, è casa di preghiera. La mia casa è casa di preghiera, il tuo cuore è cuore di preghiera. La tua anima è nata per brillare dell'amore di Dio. La tua anima è abitata dalla Trinità Santissima, perché tu sei tempio di Dio. Noi siamo tempio di Dio. So che le tue mani sono le migliori, perché tu sei il mio Dio, tu sei il mio amore. Chi confida in te non è mai rimasto deluso, mai. E nella tua misericordia so di trovare pace, di trovare perdono, di trovare guarigione. So di trovare, Signore, una memoria pulita, perché tante volte la nostra memoria è una memoria ferita. E a volte andiamo a ricordare le cose passate che ci feriscono ancora, anche il peccato ci ferisce ancora con la memoria. Ricordiamo e magari desideriamo le cose passate. Diciamo, com'era bello quando peccavo. Eh sì, pensalo ancora, e le porte dell'inferno si spalmano di più. Bisogna dire le cose per come sono, non più nascondersi. Rischiamo la vita eterna e non ci
che è sbagliato. E sforziamo nel peccato e sorridiamo, diciamo che è tutto a posto. E non è così. Viviamo nella verità. Chi vive nel Signore vive nella verità, vive nella luce. Consegniamo a Gesù tutto il nostro fardello. Il Signore che è luce del mondo e schiara le tenebre del nostro cuore. Jesus.
incatenato. Taglielo così com'è, è il tuo cuore, io lo dai, Signore, non lo tu. Pensaci tu, Gesù. Pensaci tu. E Gesù ti dice: cosa vuoi che io faccia per te? Cosa vuoi che io faccia per te? Ridacci, Signore, quella gioia che non abbiamo mai avuto, che tu sei dato, la gioia della grazia, la gioia della misericordia. Scende il tuo sangue, Signore, nella nostra vita, nella nostra anima. Scendi, sangue di Gesù, scendi nel nostro cuore e libera e spezza ogni cadena. Ogni catena di peccato, ogni
è già morto, ma il tuo cuore era vivo. E ha detto: questo è per quel mio figlio che mi ha rinnegato tante volte e ancora mi rinnega e ancora mi piange gli occhi, ma per amore suo dico sì. Questo è per quel mio figlio, per quella mia figlia che ancora mi bestemmiano, ma per amore suo verso il mio sangue per la loro redenzione. Tu bagni tutto il sangue di Cristo, per questo sei prezioso. Lui ha già dimenticato, lui ha già cancellato. Che solo dire grazie, Signore. Grazie, Signore.
al cielo la tua voce del cuore e digli: Gesù, ti amo. Gesù, ti amo. Sono quei sospiri dell'anima che riempiono il cuore e depurano l'aria che respiri. Gesù, ti amo, diglielo spesso. Quando stai per disperarti, diglielo: Gesù, ti amo. Innalza il cuore a Dio e subito, subito troverai pace. Innalziamo il cuore al Signore. Riceviamo questa la tua benedizione e ringraziamo infinitamente perché Lui è morto ed è risorto per noi. Amen. Ci hai dato un pane disceso dal cielo. Preghiamo, Signore Gesù Cristo, che nel mirabile sacramento dell'Eucaristia ci hai lasciato il memoriale della tua Pasqua, fa che adoriamo con viva fede il santo mistero del tuo corpo e del tuo sangue, per sentire sempre in noi i benefici della redenzione, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. Preferisco parlare.